Ragazze, ben ritrovate. Scusatemi l'assenza di questi giorni, di queste settimane, e che ho avuto veramente tantissimo da fare. Sono stata un po' malata, sono stata a Roma, insomma, ci sono state un sacco di cose, quindi non ho veramente, veramente avuto il tempo. Perdonatemi. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale, pollice in alto se vi piacciono i miei video, condivideteli con chi volete. E oggi esaudisco una richiesta. E parlo delle mie maschere preferite. Ho aspettato un po' a fare questo video perché volevo raccogliere un pochino di maschere, quindi in questo periodo ho comprato un po' di maschere che mi piacevano. Poi se mi volete seguire su Instagram, ceci-basso-fashion-style, e su Facebook, ceci-fashion-and-style. Vi ho detto tutto. Allora, ragazze, come state innanzitutto? Allora, io bene, appunto, sono stata a Roma, ho avuto un sacco di cose da fare, insomma, tra lavoro, bambini e quant'altro. Insomma, è stato un periodo un po' impegnativo. Comunque, adesso siamo qui e oggi parliamo appunto di maschere in tessuto e mie preferite. Ne provo tantissime, mi piacciono tantissimo, per me è un momento per rilassarmi, per esempio la sera, quando i bambini dormono, sono tutti a letto, io mi guardo un film, una serie TV, mi metto la mia maschera, oppure di sabato, domenica, vi fate un bagno caldo, ve l'ho detto tante volte, magari vi fate uno scrub, qualcosa, insomma, e vi mettete su sta maschera, vi rilassate un pochino e vi prendete cura della vostra pelle. Allora, le mie maschere preferite, ce ne sono un po' di vari prezzi, comunque sono tutte sotto i 6 euro, se non mi sbaglio. Ce ne sono solo alcune che devo controllare. Vado un attimo sul sito di Sephora per vedere. Ce n'è una che volevo controllare quanto costano esattamente perché non me lo ricordo. Siccome avevo un buono, le ho comprate. Adesso ve lo dico. Comunque iniziamo. Allora, innanzitutto, maschere coreane. Quindi queste sono tutte marche coreane tranne una. Adesso un attimo che cerco queste che voglio vedere. Quanto costano? Ma non le trovo. Vabbè, comunque, allora, se non mi sbaglio, siamo sotto i 6 euro, anzi, molto meno, queste sono forse quelle che costano di più. Allora, da Sephora, le mie preferite da Sephora in assoluto sono quelle di Too Cool for School e sono queste qui. Allora, questa è la marca, sono le Egg Cream Mask e quelle mie preferite sono la Firming, questa qui. E poi quella idratante, questa qui. Allora, queste sono belle perché hanno non tanto il siero, hanno proprio una crema. Sono cremose, hanno questa consistenza cremosa, il tessuto è bello e lasciano, una volta che le togliete, le lasciate in posa magari 20 minuti, mezz'ora, poi le togliete e spalmate quello che rimane di questa crema e vi lasciano la pelle, veramente idratata e bella. A me piacciono moltissimo, quindi queste sono fra le mie preferite. Non ricordo bene il prezzo, ma se non mi sbaglio 5, no, o 4,90 o 5,90, qualcosa del genere, ma sono tra quelle che costano di più che vi farò vedere oggi. Poi, sempre di Too Cool for School, un'altra che mi piace moltissimo è questa qui, la Ceramic Mask, Coconut Ceramic Mask, quindi quella al cocco. Questa soprattutto d'estate è super super rinfrescante, ma questa è molto idratante, c'è cocco al 30% ed è appunto una maschera idratante e mi piace moltissimo, sempre di Too Cool for School. Secondo me è un marchio che fa veramente delle maschere molto molto carine. Di questa linea ci sono anche i patch occhi che io non ho trovato l'ultima volta che sono andata da Sephora, ma ci sono anche i patch occhi al siero appunto di cocco, che sono ottimi se li trovate, sempre della stessa linea. Poi passiamo a quello che, anzi, restiamo su Sephora, vi dico queste altre. Questa marca io l'adoro, l'ho scoperta per caso da Sephora, l'ho provata, è la Moustus. Fa tutta questa linea è una marca coreana, fa tutta questa linea naturale e praticamente voi avete la maschera di quello che vedete sul disegno, quindi tutte le verdure. Ci sono le melanzane, le carote, i broccoli, c'è cioè, diciamo un po' di tutto. Queste diciamo che sono le mie preferite.
cioè quella rivitalizzante ed energizzante. Queste hanno un bellissimo tessuto e sono piene di siero, ma avete subito l'effetto, lo vedete immediatamente, mi piacciono da morire. Poi c'è questa che dà elasticità e ridefinisce, quindi col pomodoro. Questa la melanzana dà nutrizione e fa effetto lifting, però ce ne sono tante altre, sono mi pare 5, 6. E tra l'altro sul sito di Sephora le trovate tutte in un pacchettino che costa 20 euro. Quindi si risparmia perché queste costano circa 4,90 l'una, quindi lì ce le avete tutti e se, tutte e sei a 20 euro. Se le volete provare un po' tutte, c'è cioè proprio lo trovate su, anche è anche un'idea regalo carina, c'è proprio il pacchettino a 20 euro con tutte e sei le tipologie, le potete provare tutte e sei oppure regalarle, oppure alcune tenerle per voi, alcune regalarle. Io penso che anche per Natale, adesso fatemi sapere se volete un video con suggerimenti per regali di Natale, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Però questa potrebbe, le maschere secondo me sono una buona idea se volete fare un pensierino a un'amica, a vostra mamma, insomma a vostra cugina, che ne so, qualcuno. L'idea di regalare una maschera secondo me è una cosa carina, insomma. E queste di Mustus le trovate da Sephora e sono eccezionali, sono veramente le, penso le mie preferite, queste di Mustus sono le mie preferite. E se comprate online appunto il pacchettino, quello con tutte e sei, oppure non so se in alcuni Sephora magari si trova, io non l'ho trovato, però le ho trovate solo separate, però quello è molto conveniente perché le pagate un po' meno e le potete provare tutte e sei. Poi, passando a quello che potete trovare invece da Acque Sapone, Tigotà, eccetera, questi posti qua, ci sono quelle di Garnier. Allora, queste di Garnier, anche queste costano a seconda del posto dove le comprate, penso che il massimo sia 2,65 euro. Però se spesso da Tigotà o da Acque Sapone magari le mettono in sconto e costano un po' meno, quindi comunque sotto i 3 euro. Quelle che io preferisco di tutta la linea è questa qui. Allora, queste sono le Hydra Bomb, tanto per cominciare. Questa qui è quella super idratante ed energizzante con il melograno, questo qui, ecco lo vedete qui. Poi c'è anche quella rosa che mi piace, però non l'ho trovata l'ultima volta che sono andata, era finita, quella con la confezione rosa, che dovrebbe essere quella idratante. Un'altra che mi piace molto, questa è la Skin Active Pure Charcoal, quindi questa è quella purificante al carbone. Però è anche idratante perché sono molto piene di siero e anche queste il tessuto è molto bello, mi piacciono moltissimo queste di Garnier. Poi sono uscite, tra l'altro, sono usciti con delle nuove maschere, si vede che stanno avendo molto successo, e c'è questa qua. Allora, questa come funziona? C'è qui il tessuto e qui il siero in questa parte qui. Voi praticamente cosa dovete fare? La piegate, la dovete, ci sono le istruzioni dietro, la dovete piegare in tre in questo modo, poi squisciate, io adesso invento gli squisci perché con i miei figli squisciate, il siero va qui sopra e bagna il tessuto, quindi avete come dire una maschera fresca appena fatta. Però queste ve le fanno pagare, è vero che c'è molto siero, però ve le fanno pagare molto di più. Queste sono quasi 5 euro, costano queste qui. E c'è questa l'acido ialuronico e quella la vitamina C. Io ho preso questa l'acido ialuronico che l'avevo già provata e devo dire che non è male, però costano un po' di più. Quindi se non volete, se volete spendere di meno, sicuramente andate su queste qua, sull'Hydra Bomb oppure questa che è purificante. Questa è molto buona se avete appunto qualche imperfezione. Poi un'altra marca che mi piace tantissimo coreana è questa Olika Olika, che fa tantissimi tipi di maschere. Queste ne sono alcune. Allora, queste sono 10 e dove le ho trovate? Allora, praticamente, allora, Olika Olika lo trovate su lookfantastic.it, su beautybay.com. Poi dove le trovate? Ah, e le trovate su Amazon. Allora, io le avevo prese sia su Beauty Bay che su Look Fantastic, le avevo provate, mi sono piaciute, sono andata a fare un po' una ricerca e ho trovato su Amazon questo pacchetto di 10 maschere, quindi tutte insieme, quindi le potete così in questo modo le potete provare un po' tutte, queste alla Kai Berry, Perla,
cetriolo, green tea, tè verde, al limone, all'avocado, alcune di queste le ho provate, sono fantastiche, alla fragola, poi c'è questa al riso, alla rosa di Damasco e dunque lo shea butter. È questo al burro di, adesso non mi viene la traduzione in italiano. Comunque ce ne sono 10 e su Amazon le trovate a 26 euro. Questo vuol dire 2,60 euro l'una e sono ragazze veramente veramente ottime. Io le trovo ottime. Ce n'è anche una all'aloe che ha la confezione un po' diversa, un po' più allungata, non era tra queste, però trovate anche quella e allora le trovate. Io non so, nei negozi io non le ho mai viste queste di Olicolica, però sono sicura che le trovate appunto su lookfantastic.it, su beautybay.com e su Amazon. E su Amazon trovate appunto anche questo bel pacchetto. Allora, su beautybay.com stanno facendo il 30% di sconto, non so fino a quando, oggi ancora c'è. Quindi se ne volete approfittare anche per il make-up, eccetera, io ho fatto un ordine che chiaramente mi deve ancora arrivare, ve lo farò vedere perché ho preso un sacco di cose bellissime, scontatissime. E potete prendere anche le maschere, ci sono quelle di Olicolica e altre, però io ne ho provate un po' e queste sono quelle che mi piacciono di più. E quindi le trovate su beautybay.com, su lookfantastic.it oppure su Amazon. Io ho trovato questo bel pacchetto da 10 maschere a 26 euro, quindi 2,60 euro l'una. Ottimo, ottimissimo. E le potete provare un po' tutte oppure potete fare dei regali. Cioè con 26 euro sono 10 maschere, potete fare dei bellissimi regalini, pensierini per Natale, per le vostre colleghe al lavoro, appunto come dicevo prima, amiche, eccetera. È un bellissimo, secondo me è un'idea regalo carina, fate un pacchettino carino, le dividete, fate dei pacchettini carini, è una buona idea anche per i regali di Natale. Quindi ricapitolando, Tigotà & Company, trovate quelle di Garnier Le Hydra Bomb, questa qui al carbone ottime, oppure queste nuove che ci sono all'acido ialuronico e vitamina C che costano un po' di più, però sono buone e vi fate praticamente voi la maschera fresca fresca. Però in generale queste qui che costano meno costano a prezzo pieno, se non mi sbaglio, 2,65 euro, 2,45 euro, non ricordo bene, comunque sotto i 3 euro e sono ottime. Anche quella rosa che io non ho trovato era finita l'ultima volta. Poi da Sephora, quelle di Too Cool for School sono fantastiche, queste l'Egg Cream Mask e questa qui al cocco, che ha anche i patch che io non ho trovato, però sono fantastici. E poi le mie preferite in assoluto, queste di Moussus, io le trovo ottime, 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 costano sui 4,90 euro, ma se prendete il pacchettino sul sito di Sephora 20 euro, ce le avete tutte e 6 perché ce ne sono di 6 tipi e le pagate meno chiaramente. Le potete provare tutte e 6 oppure fare appunto dei regalini. Stesso discorso per queste di Olicolica. Vi faccio vedere bene più da vicino il marchio. Allora, questo Olica Olica, questo qui ed è coreano, è un marchio coreano e sono veramente veramente ottime. Quindi io in questo periodo ho fatto un po' di scorte tra Sephora, Tigotà e quant'altro. Quando sono piena di maschere, io le adoro. Ma perché per me sono le maschere, sono un momento proprio di relax. Quando ho 5 minuti per stare da sola, oppure appunto la sera, magari guardandomi un film, una cosa proprio, mi metto la maschera, mi metto lì e mi rilasso. C'è un momento di relax. Poi voglio dire, hanno un costo, cioè 2,60 euro, 3 euro, insomma, tutte sotto i 6 euro, secondo me si può fare. Io ne ho provate anche che costano di più, ma sinceramente per le maschere di tessuto non vale la pena spendere più di 5 euro, assolutamente. E queste appunto sono tutte sotto i 5-6 euro e le trovo veramente, secondo me, allora io ne ho provate veramente tantissime, una marea, anche quelle di Sephora, però quelle di Sephora non mi piacciono particolarmente, devo essere sincera, però spesso insomma costano poco, poi spesso fanno delle offerte, so che molti le comprano, però i patch occhi di Sephora prendo, quelli sì. Però in generale queste sono di tutte quelle che ho provato fino ad ora, sono quelle con cui sinceramente mi sono trovata meglio e secondo me per cui vale la pena. E tra l'altro sono tra le più economiche. Cioè,
Anche da Sephora, queste qui della Mousse e della Tove Curfew School sono tra le più economiche, perché quelle della Dr. Jart costano un botto, però io sinceramente le ho provate e non le trovo niente di eccezionale, cioè assolutamente. Secondo me molte portano un po' il nome, non lo so. Comunque, queste sono le mie maschere preferite. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Questo video l'ho fatto per Daniela. Ciao Dani. Ti saluto e spero di vedervi presto. Io vi mando un bacio enorme e oggi sto cercando di girare un po' di video tutti insieme così ve li posso caricare visto che sono stata un po' assente. E se vi piace il mio trucco, ho già fatto il tutorial, quindi lo caricherò a breve. Questo è il look di oggi. E niente, adesso provo a girare un altro video se ce la faccio, visto che oggi per miracolo ho un po' di tempo. Io vi mando un bacio grande, iscrivetevi al mio canale e grazie mille per seguirmi. E niente, e se avete richieste particolari, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Un bacione, ciao ragazze, ciao!